Aldo, oggi sono in questa via, passeggiando in questa via, via Cavour. Guardo in alto, in una via centrale, intesa San Paolo, via Cavour. Ma che paese sarà qua? Che città è? Cammino sotto questa pioggia di ombrelli. Cammino. Oggi c'è il sole. Sembra quasi una giornata di primavera. Mi trovo ad Arona, Lago Maggiore. Aldo, un saluto. E vediamo se si vede da questa via il lago. No, non si vede in fondo il lago. Vado avanti un pezzo, proseguo il cammino. Quanti negozi ci sono? Ho già mangiato un po' di dolci, di pasticcini, e mi trovo nella via principale di Arona. Sono circa le ore 16:30. Sono arrivato col treno da Milano, sono circa un'ora e un quarto, sono arrivato in questa città, ho già fatto il lungo lago e ora sto facendo questa via principale, che è la più signorile, anche nei negozi e in tutti gli allestimenti di ogni vetrina che c'è in questa via. Un saluto da Aldo e mi dirigo, ma quanti ombrelli ci sono, ne ho messi di più che in via Brera a Milano. Questo l'hanno già fatto in altre città del mondo, a Dubai, a Milano in via Brera, però qua ne hanno messi tantissimi di vario colore, e nonostante che questa città è più piccola delle altre, ne hanno messi in abbondanza di ombrelli. Contiene un chilometro di passeggiata sotto questa pioggia di arcobaleno, si può dire. E quanti negozi di lusso ci sono. Ora questo video è dedicato anche a un mio amico che fa il fiorista al Lago Maggiore, però non è ad Arona, in un'altra bella città del Lago Maggiore, Laveno. Certo che Arona è di lusso, Laveno è una cosa un po' più normale, come a Milano certe vie da una zona all'altra cambia la tonalità di vita, il senso di vita, di muoversi, di camminare, le vetrine con i negozi di merce costosa. Sembra che non finisca più questa via, ma è lunghissima. Adesso salgo, ecco, di qua. Grazie.